Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Siphon Filter Dark Mirror, episodio 4, cioè parte 4, episodio 1, parte 4. Un uomo senza potere. Nulla qui ha senso. Mentre alcune forze della sezione rossa hanno evidentemente un addestramento militare d'élite, altre sembrano completamente indisciplinate. Criminali assoldati? Mercenari? Ciò non corrisponde al tipico profilo dei terroristi. Stanno facendo a pezzi l'impianto ChemSynth, non per sabotarlo, ma perché stanno cercando qualcosa. Qualcosa di piccolo, un disco o un microchip. Ho perso ogni contatto con Lian da quando si è diretta verso sud, sul gatto delle nevi. O la sua radio è guasta, o la sezione rossa sta disturbando il suo segnale. Se ha trovato la loro zona d'atterraggio, potrebbe trovarsi in un inferno di scontri a fuoco. Oh. Madonna mia. Completamente impazzito. Volato totale proprio. Allora, io qua devo sparare, mi sa. Esatto. Perché dobbiamo spegnere. Qui facciamo attenzione perché. Ecco qua. Ecco qua. Comunque hanno giocato molto su questo fattore di nascondino praticamente in questo Siphon Filter. Non è come gli altri dove si era un po' più kamikaze. Hanno giocato molto su questa meccanica del nascondersi e sparare. Ah, là è l'altro, guarda dov'è. Lì c'è l'altro, ma. Ecco, vedi? Cioè, non dico ti costringono, ma ti aiuta molto questa. Questa meccanica del nascondersi. Perché praticamente ti rendono quasi invincibile. Cioè basta che ti nascondi, spari. Ti nascondi, spari. E arrivederci. Toh. Cioè proprio senza problemi proprio. No, ho scambiato la pistola. No, in realtà no, io ho la pistola silenziatore. Aspetta un secondo. Ecco. Qui invece passiamo dall'altro lato. Caliamo. Qui si attiva. Ah, ok. Lo disattiviamo. Però scusa, non posso scambiarlo con questo fucile che ho adesso. Cioè, devo scambiarlo per forza con il fucile da cecchino? Scusa, ma aspetta, no. Qua cosa c'è? Ci sarà forse qualche container? Ah, la prova nascosta. Voglio entrare nella sala server, subito, o ti uccido con le mie mani. Ma non si può! La porta rileva le impronte delle mani, ma non funziona senza corrente. E allora portami alla sala d'alimentazione. Deve ripristinare l'energia elettrica. Voi due state qui e continuate a cercare. Controlleremo i server finché non torna la corrente. Forza, muoviti! La finestra! Come cazzo m'hanno visto? Oh.
Allora, diciamo che i comandi in realtà. I comandi sono un po' brutti, se devo essere sincero, ma perché ovviamente credo che essendo su PSP, e questo è per l'appunto il porting che gli hanno fatto. Ed è il porting che hanno fatto praticamente su PlayStation 2. È di sopra. Ok, qua stanno salendo, penso, giusto? Sì. Ok. Questi li abbiamo fatti fuori easy. Ovviamente io sto accovacciato, perché da accovacciato ho più mira. Cavaia! Minchia, guarda quanto mi hanno fatto restare, va a puttana miseria. Vabbè, meno male che qua c'è un medikit. Vabbè, qui però lo possiamo togliere. E invece me lo tengo. Qui, ovviamente, scansione. Vabbè, a parte il fatto che non dovrebbe funzionare a prescindere perché la mia impronta non dovrebbe essere registrata, giusto? Dovrei aumentare forse la velocità di girata del. Cioè, si può fare? Aspetta, se io vado su opzioni. Ecco, regolazioni, velocità a 6x. No, l'accelerazione dei movimenti no, però la velocità dell'asse X la vorrei aumentare. Sistema quei circuiti di merda e basta. Più veloce di così non posso. Togliere il corrente a tutta la fabbrica. Ci stai mettendo troppo. Se pensi che sia così facile, vieni e fallo tu. Sto perdendo la pazienza. Faccio prima che posso. Sono confuso. Ma cosa? No! Ok. Oh, grazie, grazie. Questi sono pazzi, uccidono tutti. Ascoltami, ho bisogno di riattivare la corrente. Ok, ma mi serve aiuto. Ricollega i circuiti, mentre io configuro le linee di uscita. Vedi quegli interruttori di sicurezza? Collega i circuiti finché non diventano tutti verdi. Ci sono tre file di interruttori. E non diventano tutte verdi. Spero che lo faccia automaticamente. Ok, hai sistemato i circuiti. Ah, ok, sì, lo fa da solo. Sto ancora configurando le linee di uscita. Ok, ci siamo quasi. Dobbiamo premere queste due levette contemporaneamente. Tu pensa a quella, io mi occupo di questa. Pronto? Al mio tre. Uno, due, tre. Non ci siamo, dobbiamo riprovare. Ma come hai detto al 3? Pronto? Al mio 3. Uno, due, tre. Aspettate un secondo in più. Ok.